Fratelli carissimi, continuamente noi facciamo riti di purificazione, ma la nostra vita non cambia, perché non cambia la nostra mentalità, il nostro modo di vivere. Nella lettura delle ore di oggi c'è l'invito a uscire da Babilonia. Popolo mio, è caduta a Babilonia la grande. Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi fragelli. Uscite da Babilonia. Uscire da una mentalità pagana in cui noi ci troviamo, da un modo di sentire mondano in cui ci troviamo, da un modo di agire come gli altri uomini di questo mondo. Non siamo come gli altri uomini di questo mondo, i quali sì sono i nostri fratelli, perché anch'essi chiamati a divenire corpo mistico di Cristo, ma non possiamo vivere come gli altri uomini, sentirci come gli altri uomini. Noi siamo morti al mondo, siamo morti al peccato. Noi in quanto uomini siamo dei morti. È Cristo che ci ha dato una vita nuova e dobbiamo vivere secondo questa vita nuova in Cristo. Per cui il nostro modo di vivere non può più essere il modo di vivere di Babilonia, del mondo in cui viviamo, perverso e pervertitore, ma siamo cittadini del cielo, concittadini dei santi, familiari di Dio. La nostra vita è la vita del Figlio di Dio in noi. In Lui siamo diventati figli di Dio e il codice di comportamento non è quello scritto dagli uomini, ma il codice di comportamento è quello adottato dal Figlio di Dio, il codice di Cristo, quello che vige nel corpo di Cristo, nello stato di Cristo, nel regno di Cristo. Non possiamo vivere secondo il codice di un altro regno, qual è il regno del mondo, ma secondo il codice del regno di Cristo. Formarci un'altra mentalità, quella di Cristo, un altro sentire, quello di Cristo, perché saremo giudicati secondo il codice di Cristo, non secondo il codice del mondo. La nostra vita deve mutare radicalmente nella mentalità, vedere in altra maniera, con gli occhi di Dio, misurare le cose con gli occhi di Dio, sentire col cuore di Dio, agire in forza di un'operazione messa dentro di noi
l'operazione del suo Santo Spirito. C'è tutto da cambiare, per cui non basta così un atto di penitenza, una spruzzatina di acqua, un labile proposito di migliorare. No, qui bisogna andare a un cambiamento radicale, altrimenti periremo tutti. La Madonna a Fatima, oggi 13 maggio, dice: convertitevi, 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 che significa cambiate, cambiate, cambiate. Cambiare mentalità, la testa, cambiare la testa, cambiare il cuore, cambiare il modo di vivere. Non possiamo più vivere come vivevamo prima, come vivono gli altri. Che differenza c'è tra noi e gli altri nel modo di vivere? Nessuna differenza. Tra noi e i popoli che non credono in Cristo, tra un cinese, un giapponese e un italiano, nessuna differenza, né nella mentalità né nel modo di esprimersi. Siamo di questo mondo e dobbiamo uscire da questo mondo, noi che siamo i concittadini del cielo, i familiari di Dio, i morti a questo mondo, i rinati a vita nuova. Finché non acquisiamo questa coscienza di essere popolo nuovo, popolo sacerdotale, gente eletta, siamo ancora come prima. Non abbiamo mutato nulla, né siamo mutati noi, né muteremo il mondo. Invece siamo chiamati a mutare noi e a mutare il mondo, perché il cristiano è l'anima del mondo, è il fermento del mondo. Una donna ha preso 3 staie di farina e vi ha messo il lievito e ha incominciato a impastare finché tutta la massa fu fermentata. La Madonna è questa madre di cui parla il Vangelo, che prende 3 staie di farina, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tutta la massa umana, e mette il fermento della grazia, il fermento di Cristo, il fermento dello Spirito, e la impasta perché tutta si rinnovi. Ma questo fermento che siamo noi, siamo un fermento inattivo. Fratelli e sorelle, oggi la Madonna ci chiama a un cambiamento di vita. Convertitevi, cade Babilonia, è destinata a perire Babilonia, la grande prostituta che ha sedotto tutta la terra. Tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua sfrenata prostituzione. Il re della terra si sono prostituiti con essa e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo lusso sfrenato. E allora uscite, uscite popolo mio da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Guai, guai immense città, Babilonia possente città, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Guai, guai immense città, del cui lusso arricchirono quante avevano navi sul mare. E ora, popolo mio, esci da Babilonia,
esci da Babilonia per non essere coinvolta nella sua rovina. Fratelli e sorelle, questo è il grido che viene da Dio oggi per bocca di Maria. Cambiare, cambiare, cambiare. La spruzzatina d'acqua non fa niente. Cambiare testa, cambiare testa, cambiare cuore, cambiare modo di vivere radicalmente, essere diversi dagli altri, diversi dagli altri. Siamo figli del regno, figli della luce in mezzo ai figli delle tenebre. Quale comunanza c'è tra Cristo e Belial, tra i figli della luce e i figli delle tenebre? Eppure noi ci mimetizziamo, ci confondiamo, non ci distinguiamo più. Noi popolo di giusti, col popolo dei peccatori. Chiediamo al Signore questa mattina che qualcuna di queste parole scenda in profondità e che questa parola pronunziata da Maria, convertitevi, questa parola pronunziata da Gesù, cambiate, cambiate, questa parola pronunciata dai santi, liberatevi dalla vostra mentalità, dal vecchio uomo e rivestito l'uomo nuovo, creato secondo giustizia e verità. Questo richiama vivere il Vangelo del Signore. Risuoni nel nostro cuore e cambi radicalmente la nostra vita. Oh Signore, noi leghiamo a questo rito dell'acqua, questo grido che viene da Te, viene da Maria nostra Madre. Serva questo rito a farci riflettere, a recepire la Tua parola e che questa parola produca il suo frutto. Altrimenti saremo coinvolti nel grande giudizio di Dio con Babilonia. Babilonia cade e noi di Babilonia cadremo insieme con lei. O Dio eterno e onnipotente, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima nostra venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della Tua protezione. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della Tua grazia. Rinnova in noi il santo battesimo che ha creato in noi la vita nuova, perché vogliamo vivere secondo i Tuoi dettami. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale che condisca la nostra vita, ci dia il senno e la saggezza e il sapore cristiano. Benedici questo sale, oh Signore. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Ti preghiamo, risana con la sapienza divina l'acqua della nostra vita e renderla saporosa. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno che domina in questo mondo e gira in questo mondo, e custodito dalla presenza del Tuo Santo Spirito possiamo camminare compatti verso la vita eterna. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen.
accoglimi perdonami la tua grazia invoco su di me liberami guariscimi sulla croce, fai scaturire sorgente dell'acqua viva. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere creature nuove. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo del santo battesimo e la grazia della prima Pasqua. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Un popolo redento. Annunciate le grandi opere del Signore, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua immirabile luce. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre operante in noi il mistero della Pasqua, perché nati a nuova vita nel battesimo, con la tua protezione possiamo portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. E apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo
e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne. E benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore dei uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Il Signore dà esito felice alla tua opera, a tua perenne esaltazione. Con prontezza tu hai esposto la vita per sollevare il tuo popolo dall'umiliazione e dall'abbattimento. Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne. Alleluia, 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 alleluia. Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio onnipotente. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre.
qualunque cosa chiederete nel nome mio, lo farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel nome mio, io la farò. Parola del Signore. Urgentemente una macchina. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, io la farò. E questa mattina noi chiediamo di comprendere i segni dei tempi, di guardare attorno e comprendere i segni del Signore. Il cristiano che non sa leggere i segni dei tempi può incorrere nel dileggio di Gesù, che faceva ai farisei e ai suoi interlocutori: voi conoscete i segni dei tempi, quando fa caldo o quando il sole è rosso di sera, e dite che c'è tempesta o c'è buon tempo, sapete conoscere i segni meteorologici, i segni del cielo, ma non conoscete i segni misteriosi dei cieli. I segni di Dio. Chiediamo al Signore di comprendere i segni dei tempi, i segni di Dio. Ecco una donna davanti ai nostri occhi, vestita di sole, ed ecco un dragone che cerca di divorare questa donna e il figlio partorito della donna. L'enorme drago che combatte contro la donna vestita di sole, è la lotta tra il demonio e la Chiesa, sposa di Cristo. È la lotta tra i figli di Maria, i figli della donna, i figli nati dal sangue del primogenito che partorisce la donna, e le potenze delle tenebre, il dragone con i suoi angeli ribelli. È una lotta che dura nei tempi e che tuttora ha un momento di reviviscenza. Dobbiamo riconoscere questo segno dei tempi, la reviviscenza del male, la reviviscenza del dragone contro i figli della donna, la lotta che si fa più cruenta tra il bene e il male, tra i figli della luce e i figli della tenebra. Diceva bene Gesù quando gridava agli ipocriti, ai farisei: voi avete per padre il diavolo. E dice bene Giovanni,
che in questo mondo ci sono i figli di Dio e i figli del maligno, i figli del diavolo. L'umanità si distingue in due parti, i figli di Dio e i figli del diavolo. E c'è lotta tra il mondo e i figli di Dio, i discepoli di Cristo. Dobbiamo essere compresi di questa lotta. Non possiamo stare con gli occhi chiusi e dobbiamo scegliere la parte dove stare. A metà non si può rimanere, o dall'una o dall'altra parte. Chi non è con me è contro di me. O sposiamo la verità di Cristo e siamo dalla parte di Cristo, o altrimenti sposiamo la menzogna e siamo dalla parte del maligno, il quale è falsario fin dall'inizio e omicida. Io ho posto davanti a te la vita e la morte, il bene e il male, la luce e le tenebre. Scegli tu. Se scegli la vita vivrai, se scegli la morte starai tra i morti. Se scegli il bene starai con i buoni, se scegli il male starai con i malvagi. È tempo di scelta. Ognuno prenda la sua posizione. Come in cielo ci furono gli angeli buoni che si schierarono con Michele e gli angeli cattivi che si schierarono con Lucifero, così anche nel mondo c'è questo schieramento. Dobbiamo orientarci e deciderci. A metà strada saremo il rifiuto e del mondo e di Cristo. Saremo nulla, saremo polverizzati. Non ci vorrà neanche il diavolo e neanche Cristo. Saremo polvere della strada. Il vento ti sperderà come pula, come polvere. Chiediamo al Signore la luce per decidere, la volontà per decidere. E dobbiamo cambiare vita, ve lo dicevo poc'anzi, nella liturgia penitenziale. Non ci illudiamo. Dobbiamo cambiare vita, non possiamo vivere alla maniera mondana. I comandamenti di Dio vigono sempre. Vige sempre il comandamento dell'amore. Non c'è posto nel regno di Dio, ce lo dice la Scrittura, per coloro che rubano, per i maldicenti, per i maghi, per gli impostori, per gli impuri, per coloro che profanano il talamo. È scritto nelle Scritture. Da questo diceva già l'autore della lettera di Ognete, notore del secondo secolo, da questa noi ci distinguiamo dagli altri, che abbiamo tutti in comune, eccetto il talamo. Il talamo per noi è sacro.
Io vorrei richiamare nel nome di Maria, nostra madre, alla purezza dei costumi, alla purezza dei rapporti matrimoniali, alla purezza dei rapporti tra i fidanzati, alla purezza dei rapporti tra uomini e donne. Per i cristiani non è lecito oltraggiare il sesto comandamento e il nono comandamento. Chi avrà guardato una donna con desiderio ha già commesso adulterio, e chi usa l'uomo, che usa la donna come oggetto di piacere, il marito che usa la sua moglie come oggetto di piacere, ha commesso adulterio, perché i rapporti sono rapporti umani tra due persone. Uno non può essere oggetto, sono due soggetti che celebrano un sacramento quando si uniscono. Ma noi non abbiamo compreso questo, abbiamo profanato l'altare di Dio, l'altare domestico, l'altare della nostra vita. Ditelo a tutti, questa è la verità, e lo proclamo oggi nel nome di Maria, nostra madre, la pura, la santa e l'immacolata. Dice il Signore: non parlare male del tuo prossimo e non ascoltare il sussurrone. Chi parla male del suo prossimo è in peccato, non può accostarsi al corpo di Cristo, perché lede coi propri denti il corpo del Signore, mangia il Cristo con i suoi denti e lo dilania. Ne possiamo ascoltare il sussurrone, colui che sparla del proprio fratello, perché commette lo stesso peccato di chi parla. Dio strapperà le orecchie e la lingua di coloro che ledono Cristo nel proprio fratello. Non possiamo noi dileneare il corpo del Signore ascoltando parole contro il prossimo. Dobbiamo avere il coraggio, quando uno ti parla male del tuo fratello, di troncare e dire: non puoi parlare male del mio fratello, perché non puoi parlare male di Cristo. Se noi prestiamo ascolto a chi mormora, a chi lede l'onore, a chi baciulla il Cristo nel proprio fratello, commette peccato più grave di chi parla, perché dà modo ad un altro di baciullare con i denti il Cristo, consente nel peccato del proprio fratello e si macchia nel peccato del proprio fratello. Quando uno ti parla male del fratello, deve avere il coraggio di levargli la parola. Qui non si parla di troncare. Io sono con Cristo, e devi troncare questo discorso. Chi non ascolta queste parole è in peccato. E chi parla male del prossimo è in peccato. E chi semina discordie tra i fratelli commette il peccato di abominio, dice il Signore nelle Scritture. Sei sono i peccati che odia il Signore. Sei.
ma il settimo lo ha in abominio. I sei peccati sono, cominciando, lo diciamo tutti, chi sparge sangue innocente. Ma ce n'è un altro più grave, quello che ha in abominio il Signore, chi semina discordia tra i fratelli, e il peccato abominevole che Dio bolla e che ci elimina dal regno di Dio. Di quanti peccati non abbiamo coscienza, perché non abbiamo cambiato testa e cambiato cuore. Siamo ancora pagani, come diceva Paolo. La lingua ci serve per dire le parole di Dio, per parlare a Dio o parlare di Dio. E sulla nostra lingua deve risuonare la triade sacrosanta, cioè ciò che è bello, ciò che è buono, ciò che è vero. Tutto ciò che esce dalla lingua non è bello, non è buono, non è vero, è peccato. Il nostro orecchio, che è il primo organo nel nuovo regno di Dio, che viene aperto nel santo battesimo con l'effetà, serve per ascoltare la parola di Dio, la parola che dà la vita. Non serve per ascoltare il demonio o le parole degli uomini che danno la morte. Questa è verità, questo è Vangelo. Non rubare, dice il Signore. Noi rubiamo un po' tutti. Ci sono tante forme di rubare. Manca l'onestà tra i figli degli uomini. O rubiamo la stima al fratello, o rubiamo l'onore al fratello, o rubiamo l'amore al fratello, o rubiamo la roba al fratello. Siamo tutti lei, cioè lei, di questo comandamento che viene infranto. E così ti dica di tutti gli altri sacramenti, di tutti gli altri comandamenti, i sacramenti che riceviamo male, e i comandamenti che non osserviamo. Come ci confessiamo noi? Superficialmente. Quel sacramento che dovrebbe rinnovarci non ci rinnova. Diciamo quattro peccatucci e rimaniamo quelli che eravamo. Abbiamo raccontato al confessore qualche cosa, ma non siamo andati in profondità. Abbiamo ricevuto così superficialmente i sacramenti della riconciliazione. E che cosa ne abbiamo fatto dell'Eucaristia? Come l'abbiamo ricevuta? L'Eucaristia ci ha cambiati? Se l'Eucaristia non ci cambia, se noi non siamo quelli che sumiamo, l'Eucaristia non è fatto il suo effetto in noi. Che ne diciamo di tante persone che mangiano ogni giorno l'Eucaristia e restano sempre uguali come prima? Segno che l'Eucaristia non viene ricevuta con frutto, non c'è l'efficacia del sacramento quando quel sacramento non produce la morte o non produce la malattia.
come succedeva a Corinto. Per questo in mezzo a voi ci sono molti ammalati e parecchi muoiono prematuramente perché non distinguere il corpo del Signore, mangia del corpo del Signore come di qualunque altro pane. Cari Corinzi, succede questo anche a voi. Tanti di voi siete ammalati, tanti di voi muoiono, cari Corinzi, per l'abuso dell'Eucaristia. E dove sono i comandamenti di Dio? Amerai il Signore Dio tuo con tutta la mente, tutto il cuore e tutte le forze. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Dov'è il mio giorno, dice il Signore? Andate a divertirvi nel mio giorno. Prendete per voi il mio giorno, che è la domenica, lo prendete per voi, per divertirvi. Quello è il giorno mio, non è il giorno vostro. Avete 6 giorni per lavorare, ma quello è il mio giorno. Serve per santificare il mio nome. Serve per istruirvi nella legge di Dio. Quello è il mio giorno che mi avete rubato. E dov'è l'onore che voi prestate al padre e alla madre? Per questo vi ammalate, perché non rispettate il padre e la madre e non avete lunga vita sulla terra. E quella è la vita della vostra famiglia. Chi domina la nostra famiglia è la fede, è la luce di Cristo. Oppure sono entrati gli emissari del drago invernale. Qual è la stampa che leggete? Qual è la televisione che vedete? Non vi accorgete che le vostre pareti domestiche sono inquinate, sono infestate? Non chiamate i sacerdoti per benedire, quando attraverso la televisione voi continuamente infestate l'ambiente, quando i vostri pensieri e i vostri costumi non sono corretti. Queste cose vi dice il Signore. E allora, fratelli e sorelle, preghiamo Maria nostra madre oggi, 13 maggio, perché apparisca nel santuario nostro lei che è l'arca dell'alleanza, apparisca nelle nostre famiglie questo santuario, apparisca nella nostra società l'arca dell'alleanza, rivolga ancora questa madre vestita di sole con le 12 stelle sul capo. Facciamo festa a Maria, introduciamola nella nostra vita, schieriamoci con lei, combattiamo con lei la grande battaglia contro il nemico che avanza, il nemico che è immerso nel piacere e vuole immergerci nel piacere, il nemico dell'avere e ci immerge nell'avere, il nemico che vuole il nostro successo mondano e ci trascina alla morte, il nemico delle 3 grandi concupiscenze, colui che ha le 3 maschere con cui ci seduce. Camminiamo con Dio all'insegna di Maria nostra madre,
schieriamoci con lei. Con lei e combattiamo con lei la grande battaglia per vincere, perché la vittoria è nostra e per trionfare un giorno quando i cieli si apriranno e il figlio dell'uomo verrà per giudicare i vivi e i morti e metterà i buoni a destra e i cattivi a sinistra. Maledirà i cattivi che saranno sprofondati nell'inferno con gli angeli ribelli e trarrà con sé i buoni in cielo, dicendo: venite benedetti del Padre mio a possedere il regno. E allora si concluderà la storia terrena e esisterà l'eternità senza storia. Iniziamo la nostra preghiera universale. Preghiamo il buon Dio che ce la mandi buona, che ci dia tanta luce, tanta forza. Preghiamo per noi tutti malati nel corpo e nello spirito. Preghiamo per tutti quelli quali si raccomandano a questa comunità di oranti. Signore, ti presentiamo tutte le altre persone che hanno deposto in questi cestini le loro suppliche e ti preghiamo così generalmente per la nostra patria, per l'Italia. Signore, ti chiediamo che l'amore ritorni tra gli uomini, tra gli italiani, ritorni nell'amministrazione della giustizia. È scritto che la verità partorisce odio. Quando si fa verità, si fa scattare l'odio, a meno che non si osservi la regola evangelica: veritatem in caritate facentes. Quando si fa verità nell'amore, allora la verità rende liberi, ma quando si fa la verità non nell'amore, la verità partorisce odio tra le classi, tra la gente, tra accusati e accusatori. L'unico modo, perché la verità, che bisogna farla, non partorisca odio e distruzione, è fare alla maniera evangelica, come dice Paolo: veritatem in caritate facentes, fate la verità nella carità. E siccome non c'è la carità tra gli uomini, siccome non si osservano le leggi della carità nella giustizia, il fare giustizia comporta odio tra le classi, tra categoria, tra uomini e uomini. Chiediamo al Signore innanzitutto la carità, perché anche la carità informi la giustizia che deve fare verità, e allora ci sarà la libertà e non l'odio. Per questo, o Signore, noi ti supplichiamo. Vogliamo chiederti, o Signore, questa mattina di venire in mezzo a noi con la potenza del tuo Spirito, che è Spirito di luce e di verità,
Abbiamo la testa chinata, abbiamo il cuore contrito, perché abbiamo sentito nostra queste parole che Tu oggi ci hai detto. E non possiamo, Signore, che queste parole scivolino su di noi, ma vogliamo, Signore, davvero offrirti la malattia del cuore, la malattia più grande che il peccato, la nostra debolezza. E vogliamo questa mattina, oh Signore, davvero alzare il capo per tendere, oh Signore, e ricevere da Te la forza di andare avanti e di cambiare vita. Non vogliamo, Signore, lasciarci mettere il giogo estraneo degli infedeli, di cui Tu parli nella lettera di Paolo, ma vogliamo, Signore, convertirci nella mentalità e nel cuore. Per questo, Signore, che dai la vita, vieni oggi, adesso, in mezzo a noi, con la forza che ci fa liberi, con la forza che ci dà di cambiare vita. Vieni, noi ti invochiamo, Signore, invochiamo la tua potenza, quella potenza che rivestì la Vergine Maria dall'alto e incarnò il Verbo della vita. Noi invochiamo te, o Signore, che dai la vita. Vieni quest'oggi in mezzo a noi, passa, o Signore, con potenza, scendi in mezzo a noi, Signore, perché possiamo convertirci a te, che sei l'unico nostro Dio. Invochiamolo tutti insieme. Scendi su di noi, Spirito Santo. Scendi.
uscite da Babilonia, dice il Signore. Non toccate più niente di impuro, tu ci hai detto, Signore. Aiutaci, o Signore. Vogliamo cantare dentro di noi, vogliamo cantare a te, liberaci dalla nostra debolezza. Signore, gridiamo a te, ascolta il nostro grido. La malattia del peccato è più grave di ogni tumore, di ogni cancro, di ogni infermità. Te lo offriamo, Signore, libera, o Signore, i prigionieri. Vieni con potenza oggi in mezzo a noi, Signore. Signore, tu hai detto alla predicazione di Giona, il popolo di Ninive si convertì, ma questa generazione non si converte, eppure c'è in mezzo a voi uno più di Giona. Signore, tu ci offri ancora una volta l'esempio dei Niniviti. Essi fecero penitenza, si convertirono, digiunarono, e Dio clemente e misericordioso usò loro indulgenza e furono salvi. Signore, ti chiediamo che noi, popolo di Ninive, siamo salvi per la tua misericordia, ma ti chiediamo che la tua parola, la parola del tuo verbo, scenda dentro di noi, ci dia luce e vita. Amen. Oh,
tutti affaticati nel remare, avevano il vento contrario, ma Gesù andò loro incontro camminando sul mare. Essi, vedendola camminare sul mare, pensarono è un fantasma e incominciarono a gridare. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: coraggio, sono io, non temete. Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò ed erano stupiti, perché non avevano compreso ancora il fatto dei pani, perché i loro cuori erano induriti. E parola del Signore in Marco. Signore Gesù, noi remiamo a fatica nel mare della vita, ma tu sei con noi che cammini sulle acque. Crediamo di vedere un fantasma, ma sei tu in persona che cammini con noi. Tu cammini sulle acque perché il tuo corpo è leggero. Noi remiamo a fatica nel mare agitato, ma tu ci fai coraggio e ci dici: coraggio, sono io, non temete. Io cammino con voi, anzi scendo dalla vostra barca, nella barca di ciascuno di voi. Non stupitevi, sono io. Comprendete il mio linguaggio. Io vi ho dato il mio pane questa mattina. O Signore Gesù, scendi nella barca di ciascuno di noi, nella barca della nostra vita privata e familiare. Noi ti riceviamo, Signore. Tu ci hai nutrito con il tuo pane, fa che i nostri occhi si aprano e ti riconoscano, e che la nostra vita continui con te, che sei nella nostra barca. Alleluia. Tempo fa ho chiesto una grazia, la conversione di una persona.